Buonasera da Radiofonica, siamo qui con Oliviero Bergamini, giornalista, scrittore e docente a Bergamo. E la ringraziamo a te di essere qui con noi, buonasera. Buonasera, grazie a voi. E le domande sono queste. Allora, Iraq, Afghanistan, Birmania, Haiti, questi sono solo alcuni dei luoghi in cui ha lavorato. Ma cosa porta con sé dei luoghi in cui lavora quando ritorna qui in Italia? Dipende dai luoghi. Comunque, in generale, quello che a me ha sempre impressionato è la grande umanità della gente, che può essere un luogo comune, ma una grande diversità. Cioè, quello che bisogna sempre ricordarsi è che queste persone con cui si ha l'occasione di lavorare, di vedere in condizioni spesso molto brutte, sono persone, sono individui, sono famiglie, e spesso invece vengono stereotipizzate nel ruolo delle vittime, dei poveri. In realtà sono persone come noi, e ogni volta che torno da un posto come recentemente da Haiti mi stupisco sempre di quanto ricca sia l'umanità e diversa l'umanità. Senta, quanto è difficile far capire alla gente magari la mentalità di luoghi del genere che sono totalmente diversi da noi? E un'altra domanda collegata, quali sono magari le difficoltà che incontra un giornalista, anche magari politiche, nel raccontare queste storie? Ma le difficoltà politiche a volte ci sono, dipende dalle situazioni. Per esempio, in passato sicuramente in Italia ci sono state delle riserve da parte di alcune parti politiche rispetto all'idea di raccontare conflitti, Iraq, Afghanistan, che non godevano di grande popolarità tra un'opinione pubblica oppure tra alcune parti politiche. E questo è un problema che cambia di volta in volta e che bisogna affrontare. Per quanto riguarda invece la difficoltà di raccontare altre realtà, sì, c'è, soprattutto difficile in televisione e nei tempi stretti del telegiornale. Un servizio televisivo dura un minuto e mezzo, quindi è difficile esprimere la cultura in un minuto e mezzo. Però sono convinto che se si cerca di avvicinarsi con onestà e capacità di ascolto, magari anche soltanto in un'inquadratura, in una parola, in un gesto, si riesce a trasmettere qualcosa. Io mi ricordo una volta in Birmania abbiamo ripreso questo ragazzo che ci raccontava in una pagoda della sua voglia di ribellarsi, e poi si è seduto accanto a lui un estraneo che poteva essere una spia, e negli occhi di questo ragazzo è comparso il terrore, e io in quello sguardo, in quella ripresa, secondo me ho conto una realtà profonda di una condizione della vita della gente normale in Birmania. Ecco, questo già per me è stato un contributo di conoscenza, anche se ovviamente molto breve. Senta, lei ha scritto Specchi di guerra, giornalismo e conflitti armati da Napoleone ad oggi. Quanto è cambiato il giornalismo di guerra? È cambiato tantissimo da un'epoca di Napoleone, che fu un grande giornalista delle sue guerre, ovviamente un giornalista con giudizi molto positivi su se stesso, a oggi, quando ormai siamo interamente circondati da una nebulosa di media, da internet alla televisione ai giornali, mille modi diversi di comunicare, e purtroppo questa sovrabbondanza di informazione spesso diventa un disorientamento nell'informazione. Grandi cambiamenti, ma a mio avviso oggi chi vuole veramente sapere le cose ha tantissimi strumenti per conoscerle. C'è molta manipolazione, molta superficialità, molta censura anche, ma anche molta informazione, e con un po' di tenacia e un po' di abitudine si può imparare a trovare tutto quello che si vuole sapere davvero. Se le faccio un'ultima domanda che stiamo rivolgendo a tutti gli ospiti del festival, però esula un po' da questi argomenti. Stiamo chiedendo di definire l'Italia e gli italiani con un aggettivo, l'Italia di oggi. Confusa. Per gli italiani? Un aggettivo solo mi verrebbe stanchi, che però forse è troppo poco. Purtroppo l'Italia di oggi, gli italiani di oggi mi sembrano poco vitali, poco fiduciosi nel futuro. Ecco questo. E questa è una cosa che mi dà anche più fastidio, ecco, perché vorrei vivere in un paese che invece di fiducia nel futuro ne ha. La ringraziamo infinitamente di averci concesso questa intervista, speriamo di riaverla presto. Arrivederci. Grazie a voi, arrivederci, in bocca al lupo.